capeggiata dalla sentenza numero 9641 del 2006 che diceva se la delibera è nulla anche il decreto ingiuntivo non ha efficacia, va revocato. E poi la tesi della sentenza numero 10.427 del 2000 e delle sezioni unite del 2010, la numero del 2007, chiedo scusa, la numero 4.421, che dicevano attenzione, la peculiarità del regime condominiale, la esigenza della esazione veloce eccetera del credito addirittura costituisce una deroga al principio secondo cui il quod nullum est nullum producit effetto, ma anche se la delibera è nulla tu non la puoi rilevare in sede di opposizione al decreto ingiunto. Questa tesi è stata superata dalla recente sentenza numero 305 del 2016 che dice effettivamente che in caso di nullità di delibera della delibera che sta alla base del decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione ben può rilevarla d'ufficio e quindi revocare il decreto ingiuntivo. Nel caso mio si trattava di delibera nulla per spese legali imputate al condominio, nel caso invece della Cassazione si trattava di lavori straordinari che avevano riguardato parti comuni. Come voi sapete, i lavori non possono mai riguardare parti esclusive, porzioni di proprietà esclusiva, ma soltanto parti comuni, e quindi la Cassazione ha detto no, il giudice del monitorio ben può sindacare la nullità della delibera. Un recente provvedimento che vi menziono, già sono alla quarta e ultima parte, quindi vi taglio per altri 5 minuti, è l'ordinanza, la sentenza Travaglino, la numero 22.856 del 2017. Abbiamo detto che ad onta del fatto che secondo la Cassazione il povero condominio non possa impugnare un decreto ingiuntivo adottato nei confronti del condominio per obbligazioni contratte dall'amministrazione nell'interesse dei condomini. Però, dice la Cassazione, anche se non può impugnare il decreto ingiuntivo, è destinatario dell'azione esecutiva, cioè il condominio notifica titolo esecutivo e precetto e parte. Che cosa deve provare, cosa può fare il condomino? Può fare opposizione all'esecuzione, questo almeno lo può fare. O contesta di non essere condomino, e allora oppure può contestare se il condominio, se il creditore ha agito per l'interesse del credito, può dire guardate, in virtù del principio della parzialità e obbligazione condominiale io rispondo per tot millesimi. Qui la Cassazione ha detto, beh, nel caso della contestazione dello status di condomino sarà il creditore procedente che deve provare lo status di condomino. Però dice la Cassazione, se il condomino non contesta di essere debitore pro parte o non mi dimostra qual è la sua caratura millesimale, l'opposizione verrà respinta e il nostro condomino risponderà per l'intero. La Cassazione ha fatto applicazione del cosiddetto principio della vicinanza della prova, che sostanzialmente è un vulnus alla regola del 2697 che voi tutti conoscete. La dottrina, per la verità, critica questa tesi perché si dice no, deve essere il titolo che deve essere già completo in tutti i suoi elementi, sia per quanto riguarda l'anno debbiato, quindi la legittimazione passiva dell'ingiunto, che il quantum debbiato, quindi sostanzialmente l'onere della prova ricade nei confronti del creditore opposto. Un'ultima questione era quella riguardante la eventuale possibile coesistenza di opposizione al decreto ingiuntivo e opposizione all'esecuzione. Allora, il principio, io qua delle massime, è il seguente: se io faccio valere dei vizi che hanno determinato la formazione del titolo giudiziale, io devo far valere questi vizi durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardi con l'opposizione tardiva ex articolo 650, sempre che questa sia opponibile, perché se non lo faccio valere in questo modo si applica il principio del 161 primo comma, quindi l'assorbimento dei vizi di nullità e motivi di gravame, io non posso più far valere questi vizi in sede di opposizione all'esecuzione. Se invece io contesto il diritto a procedere all'esecuzione forzata perché per esempio ritengo che quel titolo esecutivo non era a me opponibile in quanto riguardava una terza persona, devo fare opposizione a precetto. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, mi sono così scaricato un caso molto interessante di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un amministratore di condominio senza che fosse stata indicata la qualità,
decreto ingiuntivo che era stato fatto valere ovviamente pro parte nei confronti del condomino. Qui il condomino correttamente ha fatto opposizione a precetto e il giudice ha accolto l'opposizione a precetto perché appunto ha ritenuto la inesistenza di un valido titolo a procedere esecuzione forzata. Ultima chicca, in caso di notifica inesistente del decreto ingiuntivo, la Cassazione ammette pacificamente l'opposizione a precetto, nel caso invece di notifica nulla si ammette se l'opposizione tardiva ex articolo 650, sempre che tale opposizione sia ammissibile. Io avrei altro da dire, ma è giusto il battitema. Siamo stati nei tempi come avevamo detto, quindi sono le 18. Se avete delle domande, ecco. Qui c'è per favore il microfono per cortesia, perché sennò mi raccomando, domande brevi e veloci, perché sennò poi ci ritroviamo due in sala perché escono tutti. A chi farà la sua domanda? Alla giudice. Ok. Se mi ricollego alla discorsante del collega. Non si sente. Si sente? Sì. Al giudice Rota e alla collega Orlico.